Ciao anime incantate, benvenuti e bentornati sul canale di Enchanted Apple ed io come sempre sono Nia e si scrive con la N e non con la M. Ve lo specifico sempre nei miei ultimi video perché purtroppo nonostante sia passato un anno e mezzo dal momento in cui io ho aperto il canale, ancora ad oggi qualcuno mi saluta dicendomi ciao Mia con la M. E in pratica non che mi dia particolarmente fastidio, però comunque non è il mio nome e quindi ci tengo a essere chiara su questa cosa, che mi chiamo Nia, altrimenti poi va a finire che qualcuno può fraintendere il mio nome e questa cosa non mi va particolarmente. Comunque nel video di oggi vi parlerò del Sabba di Lita. Come ben sapete l'anno scorso non feci questo Sabba, non ve ne parlai, quindi cercherò di essere approfondita, ma cercherò anche di darvi qualche idea su come celebrarlo. Ovviamente lo faccio in maniera leggera ma non superficiale, perché non voglio rendere i contenuti del mio canale particolarmente pesanti oppure difficili da seguire. Soprattutto spero che possano essere compresi un pochino da tutti, quindi dalle varie fasce d'età, anche per i più piccoli che mi guardano e anche per le persone che si stanno addentrando adesso in questo percorso. Innanzitutto bisogna dire che questo Sabba cade il 21 giugno e il Sabba è definito anche Sabba di mezz'estate. È celebrato per tutto ciò che concerne il massimo splendore della natura. Difatti in questo periodo il sole splende più che mai e proprio in questo giorno le ore di luce sono nella quantità maggiore che potremmo avere rispetto a tutto l'anno. In questo periodo specifico dell'anno i campi abbondano di frutti, fiori e ortaggi. La casa viene decorata con frutti freschi e fiori colorati. In questo giorno gli incanti sono fortemente propizi. I colori associati e dedicati a questo Sabba sono ovviamente i colori del sole, quindi il giallo, l'oro, l'arancione. Invece, per quanto riguarda i fiori, abbiamo senz'altro verbena, lavanda, gelsomino, bucanville, ma soprattutto i girasoli. Gli animali associati a questo periodo sono senz'altro i rettili, soprattutto il serpente. Vi rimando anche in alto su nelle schede al mio video sull'uroboro. Spesso erroneamente questo periodo dell'anno viene associato con l'inizio dell'estate. In realtà l'estate sappiamo benissimo che è partita sin da Beltane. Semplicemente con Lita l'estate raggiunge il suo picco massimo, quindi da questo periodo le temperature inizieranno ad alzarsi, inizieranno a sbocciare raccolti ricchissimi nei campi e negli orti. L'elemento predominante di questo Sabba è senz'altro il fuoco, alla quale però viene corrisposto anche l'elemento dell'acqua. L'elemento del fuoco è un elemento costante durante questo periodo perché non solo c'è questo grande aumento di temperatura, ma c'è anche il sole che raggiunge il suo massimo splendore e quindi il sole sappiamo che è associato all'elemento del fuoco e soprattutto è associato a tutte le divinità solari questo periodo. Ma inoltre bisogna dire anche che ci sono tantissime attività legate al fuoco, come per esempio falò, braci, barbecue e così via. Ovviamente sappiamo benissimo che in questo periodo va alla stragrande anche per persone che non sono del culto pagano realizzare falò sulla spiaggia, realizzare braciate in campeggio e così via. Difatti questa è un'usanza che non è mai completamente svanita dal cuore delle persone e credo proprio che continuerà a essere un'usanza non solo viva, ma soprattutto un'usanza che sarà sempre molto ben apprezzata da tutti. A questo punto non mi rimane che illustrarvi tutti i modi per celebrare questo bellissimo Sabba di Lita, non solo durante il suo giorno principale della celebrazione, ma anche durante tutto quanto il suo percorso. Innanzitutto possiamo dedicarci alla realizzazione delle candele. Per chi invece è meno temerario e non si sente di addentrarsi in questa pratica, ovviamente può invece prendere una semplicissima candela e decorarla.
Tra l'altro la decorazione delle candele le rende molto più personali, ad esempio possiamo realizzare una vera e propria candela di lita. Altra attività perfetta per questo periodo, ma non solo, è quella della realizzazione degli smudge. Gli smudge sono dei mazzetti di erbe essiccati che fungono come incenso. Questi incensi sono 100% naturali e soprattutto li realizziamo noi, quindi abbiamo la certezza di quello che c'è all'interno, quindi conosciamo tutti gli ingredienti. Sul mio canale c'è un video dedicato a questa pratica di realizzazione degli smudge. Infatti, se voi andate a vedere il mio ultimo video, c'è proprio tutta la realizzazione degli smudge in cui io vi spiego passo passo come fare per ottenerli con il miglior risultato possibile. Per chi di voi già ha fatto gli smudges che vi ho mostrato, anche perché qualcuno di voi mi ha anche già mandato qualche foto, anzi mandatemi tutte le foto di smudges che fate, poi farò un collage e lo pubblicherò su Instagram e ve lo farò vedere anche qui su YouTube nei prossimi video. Comunque, ritornando a noi, per chi invece già l'ha realizzato o per chi invece non vuole realizzarlo da sé, la cosa da fare senz'altro è quella di bruciare gli smudges. Quello che possiamo fare se abbiamo una vasca è un bagno rituale. Ovviamente il bagno rituale può essere fatto anche con la doccia, semplicemente apponendo tutti gli ingredienti del bagno rituale all'interno di un sacchetto che poi andremo ad attaccare al doccino della doccia, oppure possiamo metterlo sul piatto della doccia in modo tale che le sue fragranze si diffondano in tutto il vano doccia. Comunque, ritorniamo a noi, possiamo realizzare questo bagno rituale. Questo bagno rituale che dovremo fare ovviamente avrà come elementi tutti gli elementi dedicati a questo sabba, quindi qualsiasi fiore, qualsiasi erba raccolta in questo periodo che è nella sua stragrande bellezza, quindi raggiunge il picco massimo di bellezza, vediamo fiori, foglie super verdi, foglie nuove, va benissimo. Però per chi magari non riesce a raccogliere le erbe da sé, può senz'altro utilizzare lavanda, camomilla, rose, cannella o verbena. Un'attività di lita super golosa, soprattutto per chi ama tanto i dolci, è senz'altro quella di realizzare il dolce di lita. Il dolce di lita è un classico dolce realizzato con latte e miele. Quindi di conseguenza possiamo realizzare anche un pan di Spagna al miele oppure una torta allo yogurt con miele. Questo sarà perfetto per questo periodo e non solo sarà molto gustoso, ma anche renderà felici tutte le persone che lo assaggeranno. Inoltre ricordiamo che la stregoneria in cucina è qualcosa di veramente molto efficace, molto potente, anche perché mentre noi realizziamo il nostro dolce possiamo realizzare all'interno della farina, all'interno degli ingredienti, dei sigilli, possiamo realizzare pentacoli e così via. Anche il numero di volte in cui noi impastiamo un determinato elemento, il numero di volte in cui noi amalgamiamo con le nostre mani il panetto del dolce o della pizza che realizziamo, ovviamente può essere qualcosa di utile per riuscire a giocare con la numerologia. Un'altra attività super super dolce, super carina per l'ita, che non solo è qualcosa relativo al campo pagano, ma è anche qualcosa che aiuta tantissimo l'ambiente e quindi aiuta a sostenere la biodiversità del nostro paese e soprattutto aiuta tantissimo le api, è quella di realizzare una fontanina per api. Per farlo è veramente semplicissimo, basterà prendere una piccola bacinella che sia in legno, in plastica o in vetro, poco importa, all'interno della quale andremo a inserire delle biglie oppure dei sassolini e poi aggiungeremo semplicemente dell'acqua. In questo modo favoriremo le api, che ovviamente una volta che saranno stanche, troppo lontane da fonti d'acqua, potranno riposarsi su queste biglie e su queste pietrine che noi avremo inserito all'interno della nostra ciotolina per potersi abbeverare e quindi potersi anche rendere
rendere un pochino più leggere durante il loro viaggio. Quindi dissetarsi è qualcosa di non solo molto caritatevole che noi facciamo nei confronti di queste meravigliose piccole apette. Tra l'altro io sono anche allergica, però ciò nonostante le adoro e veramente sono utili ed essenziali non solo per l'agricoltura ma anche e soprattutto per la natura, per il ricrearsi di fiori eccetera. Altre attività che possiamo realizzare sono quella di creare una casina per uccelli, una mangiatoia per uccelli oppure creare un giardino per fate. Ricordiamo che i giardini per fate possiamo realizzarli o tramite la realizzazione di piccole casette oppure anche mettendo nel nostro giardino, nel nostro piccolo orticello personale, elementi quali campanelli oppure specchietti piccolini, materiali luccicanti, pietruzze di vetro, qualunque cosa che sia iridescente, brillantinata, colorata, che faccia un suono, è qualcosa che attira sicuramente le fatine. Anzi, fatemi sapere se volete un video dedicato alla realizzazione di un giardino per fate, in modo tale che io ve lo faccio vedere nel dettaglio. Ovviamente qualsiasi altra attività legata al fuoco è ben accetta ed è super ideale per questo periodo, quindi braciate, falò, arrostire i spiedini avanti a un fuoco, sono tutte opere perfette. Un'altra cosa ideale in questo periodo è senz'altro la divinazione tramite il fuoco, quindi magari nel mentre noi stiamo facendo il nostro falò possiamo cercare di concentrarci e meditare guardando il fuoco, e guardando il fuoco potremmo porre una domanda e il fuoco ci risponderà mediante la realizzazione di una fiamma che abbia comunque una forma particolare, e quella forma particolare sarà la risposta alla nostra domanda. Un'attività più semplice e adatta a tutti per tutte le età è senz'altro quella di realizzare dei collage. Un collage particolare che possiamo realizzare per l'ita è un collage che abbia a che fare con tutti gli elementi dedicati a questo sabba, quindi potremo inserire farfalle, serpenti, potremo inserire il sole, possiamo inserire l'elemento del fuoco, il falò, possiamo inserire i fiori particolari di questo periodo, possiamo inserire le fatine, qualunque cosa legata a questo sabba. Comunque detto questo ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo di seguirmi sui social, in particolar modo su Instagram perché è il social che io aggiorno tutti i giorni, ed inoltre lì vi rispondo sempre nel minor tempo possibile, anche se soprattutto avete domande alla quale avete bisogno di essere risposte in maniera immediata, mi raccomando scrivetemi lì perché io vi rispondo in men che non si dica. Detto questo ragazzi, vi lascio un grosso bacio come sempre, ci vediamo alla prossima e keep the magic on!